Poracci torna finalmente, solo risposte sbagliate. Ci eravamo lasciati con quella taroccata vergognosa di Kung Fu Saga, un Tears of the Kingdom che non ci ha creduto fino in fondo. I paragoni con gli altri giochi si sprecano, ma le risposte più sbagliate di tutte non possono che essere quelle che citano i due figli illegittimi di Zelda più famosi degli ultimi anni, Baldo e Immortals Phoenix Rising. E diciamola tutta, di questi due vorrei tanto giocare un seguito, ma non vi dico di quale. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ma solo dopo cena. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, piena di denunzie, colpi di scena e rumors incredibili. Quindi non perdete tempo e iscrivetevi subito al canale per mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione trovate tanti link da cliccare, mi raccomando fatelo. Io ho detto tutto, iniziamo! Purtroppo non ci sono segnalazioni interessanti per quanto riguarda l'angolo della poracciata, quindi direi di procedere con l'angolo della non poracciata. I retro gamer appassionati di Lego si saranno sentiti male in seguito all'annuncio del Lego Icons Pac-Man Arcade, un set mastodontico che ricrea in soli 2651 pezzi l'intero cabinato anni 80. Come al solito il set è contraddistinto da una cura maniacale dei dettagli e ci sono delle cose che mi fanno impazzire, come i movimenti meccanici che replicano una partita del gioco. L'unico problema è il prezzo. Quanti di voi sono disposti a spendere la folle cifra di 270 euro? Avete tempo fino al 1° giugno per pensarci su. Se invece siete immersi completamente nell'ecosistema PlayStation e volete godere al meglio del Remote Play PlayStation 4 e PlayStation 5 dal vostro smartphone, è stato appena commercializzato il Backbone anche per i cellulari Android. Il Backbone sostanzialmente trasforma il vostro smartphone in qualcosa di molto simile a un DualSense, ma a un prezzo premium molto poco abbordabile. Si parla di 120 euro, una spesa per niente poraccia. Ok, fino adesso abbiamo parlato di numeroni, ma è il caso di andare su un altro ordine di grandezza, perché torniamo a parlare del film di Super Mario che, zitto zitto, continua a incassare milioni e milioni di dollari, anzi, miliardi. A quanto pare la pellicola prodotta da Illumination e Nintendo ha raggiunto un incasso totale di 1.284 milioni di dollari, diventando così il terzo film di animazione più di successo di sempre, dietro solo ai due Frozen. Io continuo a dirlo, va bene tutto, ma a questo punto, se Nintendo non tira fuori un nuovo Super Mario anche in 2D, si perde l'occasione d'oro di sfruttare l'ondata di entusiasmo generata dal film. Sarebbe una follia. E a proposito di entusiasmo, stiamo entrando nella stagione delle grandi presentazioni estive e vi faccio un riassunto dei prossimi appuntamenti. Domani sarà il turno del PlayStation Showcase, trasmesso in diretta a partire dalle 22. Ci sono grandi aspettative per questo evento che durerà circa un'ora. Più avanti nel video discuteremo di alcuni dettagli dello showcase, intanto vi ricordo che lo seguiremo dal vivo qui su YouTube a partire dalle 21:30. Non mancate perché si tratterà di un appuntamento ricchissimo. Invece, a un orario decisamente più scomodo, alle 2 di notte del 26 maggio, sarà il turno di uno spotlight dedicato interamente al reboot di Alone in the Dark. THQ Nordic ha promesso che l'evento svelerà le risposte ad alcune delle domande più pressanti che circondano il gioco, ed essendo uno di quelli che da piccolo è rimasto traumatizzato dall'incredibile grafica poligonale del primo ITD, spero veramente che questo sia un nuovo punto di partenza in grado di rilanciare il brand dopo gli ultimi grotteschi passi falsi. L'ora della verità arriverà per Microsoft l'11 giugno alle 19 con la nuova edizione dell'Xbox Showcase, appuntamento in cui Phil Spencer e soci si giocano praticamente tutta la credibilità. Quindi mi aspetto grandissime cose da questo showcase. E non dimentichiamoci che subito dopo sarà il turno di un direct dedicato interamente a Starfield, il titolo più importante della lineup Bethesda e Microsoft di quest'anno. Insomma, l'11 giugno sarà un giorno cruciale per Microsoft e Xbox, e non solo. E non si può parlare di estate e eventi interminabili senza citare l'inossidabile Jeff Keighley con il suo Anti-E3.
ovvero la Summer Game Fest. La opening night di questa manifestazione inizierà alle 21 dell'8 giugno e immaginatela un po' come una serata dei Game Awards, ma senza premi. Keighley ha promesso ben 3 o 4 grossi annunci che renderanno l'evento imperdibile. Ci fidiamo? Bah, non lo so, ma anche questo lo scopriremo dal vivo, insieme, qui su YouTube, a partire dalle 8.30. Va bene, basta pensare al futuro, passiamo alle notizie del giorno. Inutile dire che le mie giornate sono monopolizzate da Tears of the Kingdom. E più vado avanti e più rimango allibito dalla mole di contenuti presente all'interno del gioco. E so che come me tanti di voi si sono incastrati, si sono fatti risucchiare da quest'ultimo The Legend of Zelda. E in una recente intervista il producer Eiji Onuma ha confermato qualcosa di fondamentale. Quello che potremmo identificare come il segreto dietro a una produzione del genere. Quando si parla di titoli Nintendo, molto spesso ci si riferisce a quella che viene indicata come Nintendo Difference, quel qualcosa in più, quasi un tocco magico che rende una produzione della grande N immediatamente riconoscibile, anzi proprio inconfondibile. Tears of the Kingdom è il perfetto esempio di un gioco che eleva all'ennesima potenza questa caratteristica, ma in realtà non si tratta di qualcosa di astratto o indecifrabile, più che altro di un preciso approccio allo sviluppo videoludico che al giorno d'oggi è sempre più raro. In un periodo storico dove le produzioni AAA arrivano sempre più spesso con gravi problemi di ottimizzazione al lancio, fa veramente impressione ritrovarsi di fronte a un titolo così curato e compiuto che raramente mostra il fianco a imprecisioni e dimenticanze, nonostante il suo stesso design sia stato pensato per piegare le regole del gioco alla fantasia degli utenti. Senza andare a scomodare altri publisher con esempi recenti su PC come Jedi Survivor, Redfall o anche The Last of Us, possiamo di nuovo appoggiarci a Scarlatto e Violetto per capire quanto Tears of the Kingdom sia effettivamente un'eccezione nel panorama odierno. Ma come si ottiene un risultato del genere? Beh, semplicemente prendendosi tutto il tempo necessario. Aonuma ha infatti confermato in una recente intervista pubblicata sul Washington Post che il titolo inizialmente previsto per il 2022 è stato rimandato di un intero anno solo ed esclusivamente per essere sicuri che tutto nel gioco, cito testualmente, fosse al 100% in linea con i nostri standard. Tears era quindi bello che pronto già un anno fa, ma nonostante questo, il publisher si è preso il rischio enorme di rimandare al 2023 l'uscita pur di confezionare qualcosa di impeccabile. Un lusso che, certo, in pochi al giorno d'oggi possono permettersi, ma che ha un peso enorme poi quando il gioco viene dato in pasto all'utenza. Questa per me è la vera Nintendo Difference, un approccio che molto spesso, a causa di lunghi silenzi e scelte incomprensibili, genera non poca frustrazione tra gli appassionati, ma se poi i risultati sono questi, io altri 6 anni per un DLC del genere me li aspetto senza problemi. Invece Nintendo si è mossa in ritardo su una cosa che molto probabilmente le costerà caro. Mario Kart Tour è infatti protagonista di un bel problema per l'azienda di Kyoto. Non essendo più un giocatore giovanissimo, infatti i miei 21 anni ormai li accuso tutti quanti, ho sempre guardato con molta diffidenza il mondo del mobile gaming e non sono mai caduto nella trappola dei free to play. Per dirvi, l'ultima volta che ho buttato il mio tempo su qualcosa di simile è stato con Mafia Wars e Farmville, non dico altro. Dicevo però, è per questo che ho saltato a pie pari tutta la fase per cellulari di Nintendo e a parte qualche illustre eccezione come Super Mario Run. Sono anche riuscito a resistere al fascino di Mario Kart Tour, nonostante io abbia seguito, sebbene in disparte, tutta la sua evoluzione. Vi ricorderete bene infatti che lo scorso settembre la monetizzazione interna al gioco ha subito una vera e propria rivoluzione. Il sistema gacha dei tubi, che prometteva di ricevere ricompense random pagando la valuta in game, era stato sostituito da un negozio con oggetti in rotazione, rendendo il tutto magari non più bilanciato ma quantomeno trasparente. Questa eliminazione dei loot boxes, anzi dei loot pipes, però a quanto pare è arrivata troppo in ritardo. Un giovane gamer americano, rimasto anonimo, ovviamente aiutato dal papà, ha intentato una potenziale class action contro Nintendo, citando un sistema immorale di microtransazioni. La causa infatti esige dei risarcimenti per tutti i minori negli Stati Uniti d'America che hanno pagato per usare gli Spotlight Pipes,
che garantivano sì delle ricompense nel gioco, ma senza dichiarare le percentuali di vincita. A quanto pare l'anonimo accusatore avrebbe speso la bellezza di $170 su Tour, utilizzando ovviamente la carta di credito del papà. Nintendo viene accusata di aver intenzionalmente aumentato la difficoltà per progredire all'interno di Tour senza ricorrere a degli acquisti, trasformando così il gioco in un pay to win, facendo leva su delle strategie simili a quelle del gioco d'azzardo. E quindi siamo sempre alle solite. Da una parte abbiamo la poca attenzione da parte dei genitori che faticano a riconoscere la loro responsabilità in storie del genere, dall'altra delle vere e proprie macchine, anzi kart mangia soldi, a cui forse più giovani non dovrebbero essere esposti o che quantomeno dovrebbero essere regolamentate in modo ben diverso. Staremo a vedere come evolverà questa class action, ma intanto ditemi, voi che ne pensate? E chiudiamo con alcuni interessanti dettagli sul PlayStation Showcase di domani sera. Abbiamo sia notizie ufficiali, ma anche dei rumor. Partiamo dalle notizie ufficiali. C'è tanta attesa di scoprire qualcosa di più a riguardo di Spider-Man 2, il nuovo titolo di Insomniac Games previsto per quest'anno e che al 99% sarà presente all'interno del PlayStation Showcase e rivestirà un ruolo fondamentale all'interno della lineup dell'evento. Sono stati gli stessi sviluppatori a confermare un dettaglio molto importante. Nonostante il trailer di presentazione potesse far presagire a un qualche tipo di multiplayer all'interno del gioco, Insomniac ha ribadito che si tratterà di un'epica avventura single player. E vi dirò, la cosa non mi dispiace affatto. C'è veramente bisogno che publisher e sviluppatore continuino a investire in avventure a giocatore singolo che tengono fuori dall'impianto ludico tutti i rischi derivanti dal multiplayer online e dalle impostazioni dei titoli pensati per diventare dei live service. Non trovate? Ma dicevamo, ci sono anche dei rumor e si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero finalmente il ritorno della saga di Metal Gear. Tutti gli insider propendono per un remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, tra parentesi, un vero capolavoro. Una produzione che sarà gestita da Virtuos Studios. Ci sono però delle notizie contrastanti per quanto riguarda l'esclusività del titolo. Mentre Nick Baker di Xbox Era e Jets Gordon di Windows Central concordano nell'affermare che Snake Eater sarà un'esclusiva PS5, probabilmente temporale, per Tom Anderson di Insider Gaming il gioco sarà pubblicato per tutte le piattaforme, includendo, oltre a PS5, anche Xbox Series S, X e Steam. Insomma, tutti quanti danno per scontato questo ritorno, che in sé sarebbe epocale. Sono passati infatti 8 anni dall'abbandono di Kojima e dall'uscita di Metal Gear Solid 5. Insomma, esclusività o meno, si tratterebbe di un evento importantissimo. Che dite, poracci? Vedremo Metal Gear Solid 3 al PlayStation Showcase di domani? Mi raccomando, non mancate, l'appuntamento è alle 21:30. E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi mi raccomando, nel frattempo, fate bravi, riposatevi, dormendo, Sonic tranquilli, anzi, Sony tranquilli, ma soprattutto, nerdate duro. Io sono il Poro Snake, Michele Eater. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Boro!